primo cittadino di Pietracatella, Gianni Di Vita. È un festeggiamento molto importante, quello della Madonna di Costantinopoli, che vede anche molti migranti che tornano, che rientrano proprio per questa festività. Allora, malgrado il giorno feriale, notoriamente questa festa accade 2 giorni dopo la Pentecoste, quindi sempre di martedì, tornano tante persone e magari scelgono questa data come unica data per il loro ritorno a Pietracatella, quindi ci sono persone che noi vediamo solo oggi durante tutto l'anno. Insomma, è un avvenimento comunque tra le date importanti qui a Pietracatella. Ricordiamo anche che la Madonna di Costantinopoli è, diciamo, oltre ad essere la protettrice, un culto davvero tradizionale. Sì. È una festa bellissima, che ha un grande significato religioso e che vede una partecipazione popolare molto corposa. E tra l'altro porta avanti una tradizione bellissima, quella della ricotta, ci ricorda anche di quando in queste zone del Molise interno abitavano soprattutto pastori e diciamo forse ci indica anche un po' quella che è la via da seguire, cioè mostra un rapporto diverso tra le popolazioni e il loro habitat, quindi un migliore utilizzo anche delle risorse a disposizione. Probabilmente il senso di queste cose poi negli anni è stato travisato. Siamo in compagnia del signor Salvatore Cirucci, al quale chiederemo come è stato allestito uno dei carretti che verrà portato in processione. Si mette un po' di edera, le rose, i fiori qua. La ginestra. La ginestra. E quest'altro non so come, lui li chiama Mimucil. Va bene così. Mimucil. E quindi facciamo tutto. Quanti carri avete preparato? Ne abbiamo preparato 2. E quanto tempo prima iniziate con le preparazioni per questa processione? I Mimucil per esempio li abbiamo fatti 10 giorni prima. E poi altre robe le abbiamo fatte ieri, l'altro ieri, diciamo. Dopodiché il carretto verrà trainato da pecore. Invece sui carretti i bambini piccoli. Insomma, un festeggiamento sentito sia dai grandi che dai piccolini, naturalmente anche da coloro che tornano da fuori. È una festa che la richiamo tutti quanti, cioè dai piccoli a più grandi, cioè tutti quanti. Fa che i nostri campi producano il nutrimento necessario a tutte le famiglie, preghiamo. Benedici il nostro lavoro. Siamo con la signora? Maria Carmela Mugnano, molisana doc anch'io, di Termoli. Di Termoli. E in questa vivo a Roma. In questa occasione, diciamo, una turista religiosa per via appunto della Madonna di Costantinopoli. Anche legata alle tradizioni della nostra regione, bellissime, ogni paese ha le sue e quindi sono tutte da scoprire. Ha mai assistito all'elevazione della Madonna di Costantinopoli? No, sono venuta apposta, non ho visto l'elevazione, però ne vedrò la discesa e la processione. E mi interessa molto questa processione che va poi anche nei campi della Madonna, nelle terre della Madonna, per tutta la tradizione che è legata a questa festa, alle origini contadine di questa grande festa di Pietracatella. Siamo con il signor Carlo Ricciardi che viene da Campo di Pietra. E viene da Campo di Pietra in occasione di questi festeggiamenti. Eh sì, ogni anno vengo perché mia moglie è nativa di Pietracatella e quindi stiamo lì a abitare, però vengo spesso qua. Bene, avete piacere di rientrare. Quindi stiamo tutta la giornata e poi andiamo a casa. Eccoci, siamo in compagnia della signora Gerardina. La signora Gerardina ci diceva che è di Pietracatella, ma in questo momento dove vivete? Vivo a Lecco e in occasione di questa festività ho deciso di venire perché è una festa troppo bella e troppo sentita per noi pietracatellesi, perché mi sento tuttora pietracatellese. Da quanto tempo non rientrava? No, veniamo tutti gli anni, però per la festa della Madonna erano 19 anni, quindi cerchiamo di conciliare il lavoro con gli altri impegni e quindi quest'anno sono riuscita a venire.
Siamo con la signora? Marilena Maselli da Termoli. Oh, e siete venuta qui a Pietracatella proprio in onore di questa festa? Sì, sì, della Madonna. Voi avete parenti qui? Sì, ho i miei zii, il mio suocero e i miei cognati. È una, diciamo, un festeggiamento che sentite molto, quindi rientrate ogni anno per sì, questi... ogni anno, da quando ero piccola veramente, vengo a fare questa... questa giornata di festeggiamento. Sì. Qui questa puntata di Viaggio in Molise, come avete potuto vedere abbiamo assistito a una processione solenne che portava appunto in adorazione la Madonna di Costantinopoli, oltre ad assistere ad uno spettacolo straordinario che è quella dell'ascesa della Madonna naturalmente nella chiesa principale. Bene, non ci resta che ringraziarvi e naturalmente ricordarvi i nostri canali di approfondimento 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 749 Roma, Lazio. Grazie per averci seguito.